Buongiorno amici di Chicchirichì, buongiorno, buongiorno a te Nunzio, sei bellissimo oggi, ti sei fatto i capelli, oh veramente, adesso stai benissimo, dammi la mano. Amici di Chicchirichì, mi sento stamattina ad Altamura tra questo odore bello di focaccia. Questo odore, forse a quest'ora stanno facendo, sono le 13, stanno facendo il fornello, l'agnello. Si sente un'atmosfera già natalizia, sa, le feste che iniziamo a mangiare come i porci. Però lasciatemi fare un piccolissimo cappelletto. Mi riferisco sempre al codice della strada di Altamur. Mi sto rendendo conto che sempre di più che ad Altamur c'è un diverso codice della strada. Cioè è un codice che viene interpretato. Perché sono andato... Devo acquistare una macchina, una nuova automobile, e fammi andare a qualche concessionario di Altamur, che sono, diciamo, ce ne sono tantissime e fanno degli ottimi prezzi. Quando abbiamo contattato, per non fare bruciare, non dico quale auto ho scelto, quando ho contattato mi ha fatto un elenco dei vari optional. Dice no, optional sedile ribaltabile, aria condizionata, ABS, e poi c'è anche le optional all'Altamura delle frecce, cioè le segnalazioni delle frecce a destra, a sinistra. Ho detto scusa, perché? Cioè, a Matera le frecce sono comprese. Dice no, ad Altamura è opzionale, cioè bisogna 700 euro a freccia. Ho detto ma scusa, ma mi spieghi, ho detto al concessionario, ma mi spieghi perché io devo le frecce, le segnalazioni, diciamo, di direzione sono... Dice no, perché ad Altamura non si usano. Come non? Dice no, perché ad Altamura non... Cioè, che serve? Perché all'Altamura tranquillamente svoltano a destra, svoltano a sinistra, la freccia non la usano. Cioè, le frecce direzionali non le usano. Al che io poi ho riflettuto, ho detto, caspita, questo c'ha proprio ragione. Perché ogni volta, anche stamattina, in via Matera, ogni volta che vengo ad Altamura, gli automobilisti, specie le automobiliste, questo ho notato, non voglio fare il discriminatore, il razzista, il, come si dice, il femminicista, però si dice che o queste donne ad Altamura non hanno mai visto il film di Robin Hood, oppure non sanno che esistono le frecce. Ma una donna col telefonino chiaramente sfrecciava in una traversa di via Matera, ma mica me ne sono accorto che non ha messo né frecce né, quando a un certo punto mi ha sorpassato pure da destra, via, cioè, ok, ho detto, ha ragione allora il concessionario, che ad Altamura non è, cioè, se vuoi mettere le frecce sono optional. Comunque faremo a breve una puntata, Nunzia, ricordatelo, una puntata su la mancanza di segnaletica verticale mancante nelle, diciamo, nelle traverse, nelle intersezioni di via Matera. Là non si sa, si univa la precedenza, perché stanno a destra. Però essendo la strada principale via Matera, io credo che un minimo di segnale di dare precedenza. Comunque, questa è una puntata che faremo in seguito. Puntata della giornata. Allora, mi sono arrivate alcune mail, posso dare un po' il mio indirizzo mail, anche se adesso mi sa che una novità, proprio perché noi, diciamo, siamo tecnologici, tra un po' entrerà in attivo anche un nostro numero WhatsApp. Chiaramente su WhatsApp potrete mandare immagini, potrete mandare messaggi, e quindi sarà molto numero di telefono, Nunzio giustamente, per le ragazze anche i vostri numeri di telefono per incontri, diciamo, un caffè, un tè, una camomilla. E quindi vi avviseremo noi quando sarà attivo questo numero WhatsApp. Chiaramente risponderà Nunzio, che è lui il titolare di questo WhatsApp. Allora, vogliamo ricordare la mia mail prima, allora sta sopra emanuele.giordano@tiscali.it, quindi mandate dei messaggi, oppure nella casella di posta elettronica di canale 2. Devo cancellare? Posso cancellare col microfono oggi? Perfetto. Allora, in questa mail alcuni cittadini denunciavano questo. Dice, Emanuele, scusa, fai una puntata qui in piazza Unità d'Italia, dove, giusto per capirci, adesso parte l'insert di Nunzio, dove ci sono quei semafori bellissimi che giustamente fanno solo così, tic tic, cioè Altamura, unica città al mondo dove i semafori non funzionano mai, ci sono sempre i lampeggianti. Vabbè, è una novità, come si dice, loro siamo unici per questa caratteristica. Lì
dopo alcuni metri da questo incrocio strano, c'è una piccola piazzetta, ma giusto un fazzoletto, una piccola piazzetta, dove c'è il monumento, la statua di Santa Maria. Quindi sono veramente contento che gli altamurani ci tengono tantissimo a questo monumento, a questa statua, e ci sono sempre fiori freschi. In qualsiasi periodo diciamo dell'anno ci sono questa volta ci sono questi fiori bianchi, perché diciamo Santa Maria Immacolata, quindi è giusto i fiori bianchi. E mi hanno detto: Emanuele, noi che spesso attraversiamo, oppure sa, qualche anziano, qualche bambino, ci sono delle panchine, ci sediamo. Esatto, si siedono, e giustamente hanno detto: abbiamo sempre una certa paura. Infatti io quando mi siedo mi metto il casco. Dici perché? Dici perché non so se hai notato, Emanuele, ci sono degli alberi abbastanza anziani, dovrebbero essere secondo me i pini d'Aleppo, si chiamano così, pini d'Aleppo, che sono tantissimi anni, quindi hanno le radici a raggiera, quindi in superficie, come quelli via Manzoni. Giustamente, vista l'età, si sono piegati tantissimo, e quindi diciamo sono, a loro parere, ma anche a mio, sono diciamo a rischio. Allora io dico: deve scappare prima il morto. Io faccio sempre questo. Allora mi sono recato, io sono proprio qui in questa piazzetta della Santa Maria, e questi sono i pini d'Aleppo, ok, che tra l'altro, vedi, proprio per invogliare a cadere in testa, hanno messo pure le sedie, mo che quando cadono stanno già, diciamo, i cittadini che devono essere investiti da questi. In effetti questi cittadini che mi hanno telefonato non hanno tutti i torti. Infatti non so se vedi come sta quest'albero. Adesso le immagini di Nunzio saranno molto più eloquenti, e quindi vi fanno capire in che condizione. Cioè quest'albero sta proprio quasi a 90 gradi. Per non parlare anche di questo, Nunzio, se ti metti da questa parte si nota ancora di più. Cioè, allora, basta vedere che io sto dritto e l'albero sta piegato così. Quindi questa è la prova. Poi anche quest'altro qui, piccolino, vabbè, è diciamo una situazione abbastanza pericolosa. Allora, io mi rivolgo all'assessore al verde del Comune di Altamura. Assessore al verde, non che non ha soldi, assessore al verde. Assessore che si occupa, c'ha appunto questa delega pure del verde, cioè come si chiama l'assessore al verde? Non so se c'è uno. Un assessore, vabbè, uno che c'ha, allora, assessore alla sicurezza, assessore come vuoi chiamare tu, dico assessore, è mai possibile? Alla sindaca, che devo fare un piccolo appunto, una piccola riflessione. Per quanto riguarda questa nuova amministrazione, per l'amor di Dio, non voglio fare critiche Wishamblon e Maccheron, però, perché si sono insediati da poco e quindi avranno trovato un po' di confusione, le vicende della scorsa amministrazione, le dimissioni, tutto quello che vuole, giustamente. Però io ho notato, diciamo, essendo leggermente ipercritico, ho notato delle piccole, diciamo piccole tra parentesi, differenze tra la vecchia amministrazione e questa amministrazione. Cioè nel senso che la passata amministrazione era un po' più, come dire, attiva, nel senso che quando noi denunciavamo alcune criticità, alcune cronache urbane, loro subito provvedevano al ripristino, tipo c'erano delle buche sulla strada, dopo 2-3 giorni erano state riparate, oppure quel campetto, non lo so, era sporco, subito venivano a ripristinare. Erano operativi. Oppure quando ci capitava di un problema di parlare direttamente con il sindaco Forte, qualsiasi ora del giorno e della notte che lo chiamavamo, era sempre disponibile. Questa volta, con questa nuova amministrazione, non lo so, bisogna chiamare al CUP, no, per ordinare un'analisi, e magari dice: ecco, no, venite per farla all'ecografia, venite tra 12 mesi. Quindi questo è il discorso. Vabbè, comunque, vedremo di... Abbiamo finito, due secondi. Vedremo un attimino di richiamare magari qualche assessore, proprio per questo discorso qua degli alberi. Cioè, in effetti... Cioè, vedete un po',
Cioè io ho pure paura a stare, non si sa mai, nascoste di terremoto. Ah, dovesse nevicare, pare che quest'anno ci saranno anche delle nevicate pesanti, ci sono delle nevicate pesanti, e quindi il peso della neve, il vento, avete visto 20 giorni fa un vento fortissimo, altro che la bora, era la bona. E quindi io pregherei per far sì che i cittadini altamurani siano sicuri di potersi sedere o di portare i propri bambini qui a giocare, che questi alberi, diciamo adesso stanno partendo di nuovo gli insert del buon Nunzio, siano, diciamo, abbiamo la certezza che nonostante sono a 45 gradi non ci sono problemi per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini. Però siccome sono convinto che, ripeto, come ho fatto una critica su questa amministrazione, se la prenderanno con comodo, perché qua domani, no, modello Salvini, come fa domani chiamare un perito elettrotecnico, no, perito agronomo, un scienza qualcuno esperto, un agronomo, un forestale, fare un sopralluogo e vedere ogni, vedere che quest'albero qua rischia, anche perché, scusami, vuoi vedere un attimo, Nunzio? Vedi qua che fine hanno fatto i marciapiedi, Nunzio. Qui le radici, come ho detto io, che sono a raggiera, non sono puntiformi, stanno praticamente sollevando di parecchio anche, diciamo, il marciapiedi, queste lastre di pietra. Allora, io ho parlato con un farmacista, qua vicino c'è una farmacia, e ho esposto il problema e lui mi ha dato una ricetta. Ha detto sì, prova così. Allora, nel frattempo che l'agronomo, l'assessore al verde si muovano per poter fare questa situazione qua, per vedere, io c'ho un sistema che il farmacista mi ha detto che riuscirà sicuramente a sollevare l'albero, cioè praticamente l'albero da stare a quando c'è si solleverà. Un attimo solo che vado in farmacia e vado a prendere questa cosa. Ok Nunzio, il farmacista mi ha dato questo liquido che dovrebbe, nel giro di pochissimi secondi, dovrebbe, diciamo, ecco qua, questo dovrebbe essere conosciuto anche da noi uomini, perché diciamo è un liquido, una sostanza miracolosa, però io non pensavo che pure per gli alberi dovesse, diciamo. Oh, proviamo. Non c'è bisogno neanche di versarlo tutto, mi hanno detto. Ecco fa. Ne abbiamo lasciato un po', un altro pochettino. Ok. Allora adesso vediamo se tra qualche minuto dovrebbe, diciamo, rizzarsi. Proviamo un attimino. Nunzio, non ci posso credere. Cioè, oh, miracolo. Qui non c'è manco più bisogno che deve venire l'agronomo. Mettiamo un altro pochettino. Che deve venire l'agronomo. Perché guarda, è stata proprio una cosa. Oh, è micidiale proprio. È una cosa proprio. Vabbè. Ok, allora abbiamo risolto questo problema senza l'intervento diciamo, dell'amministrazione comunale di Altamura, abbiamo risolto. Vabbè, noi concludiamo questa puntata, ci rivediamo domani con una puntata su Matera e ci vediamo sempre alle 14.05-14.10, subito dopo Canale 2 c'è, dopo Arturo. Vabbè, per oggi è tutto. Amici di Kirchi, salve a voi. Ah, di lusso.